Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è obiettivi. Addio al cartellino? Chiede Matilde Mirando, la presidente dell'EDP, l'Associazione Italiana per la Direzione del Personale con sede a Milano. Il processo di revisione del paradigma orari, luoghi di lavoro è già avviato. Serve ora, dice Mirandola, sviluppare una competenza in modo ampio, ossia la fiducia. Possiamo lavorare per obiettivi, possiamo lavorare per responsabilità e possiamo lavorare, diciamo noi, di buon lavoro facendo nostra la lezione della pandemia, in cui tanti hanno lavorato da remoto con fiducia reciproca. La seconda parola chiave della settimana è empatia. Il vero capo è chi sa capire chi ha di fronte, lo dice Claudia Parzani, presidente di Borsa Italiana. Lo sappiamo, ci sono tanti stili di leadership. Claudia Parzani ci parla della leadership situazionale, ossia della leadership che sa adattarsi alle persone che si hanno di fronte, alle sfide, agli impegni. E da Parzani una bella ulteriore lezione. Nei CV, dice lei, guardo l'impegno sociale, cioè amo i CV che sanno mixare il terzo settore con il business. Terza e ultima parola chiave della settimana è ingegneria. Festeggiano da Milano Maire Tecnimont e Saipem. Festeggiano a ragione, anzi da Abu Dhabi. Sì, perché Maire ha ricevuto una commessa per realizzare opere sulla terraferma da 8,7 miliardi di dollari e Saipem ha ricevuto per realizzare opere sulle piattaforme da 4,1 miliardi di dollari. Insomma, grande festa nelle sedi milanesi di Maire e Saipem. Pensate un po', nel nome Maire ci sono i nomi di due figli del presidente Fabrizio Di Amato, rispettivamente Massimo e Irene. Maire è un acronimo. Insomma, al centro del Made in Italy ci sono le persone e il Made in Italy, festeggiamo oggi, è anche appunto ingegneria, di cui essere fieri e orgogliosi. Buon lavoro a tutti!